Ok, allora una cosa che farò sempre è dire a che lezione siamo e che giorno è, così quando vedete le registrazioni ce l'abbiamo in mente. Prima lezione, economia politica, canale AL, e oggi è il 1º marzo, ok? Allora, facciamo un po' una piccola presentazione del corso. Cosa studiamo, quali sono i libri di testo, che cosa ci aspettiamo. Cosa mi aspetto io da voi, cosa vi dovreste aspettare voi da me, e dopodiché iniziamo a ragionare su come impostare al meglio il vostro corso. Allora, il corso di economia politica vi accompagna fino a maggio per un totale di 10 settimane. Faremo insieme 10 settimane di lezione. Probabilmente poi le settimane effettive diventeranno 11, data la pausa pasquale, e copriremo nel nostro percorso un programma che va dalla microeconomia alla macroeconomia. Le due parti ci permetteranno di avere un'idea complessiva dell'economia politica e per un totale poi da un punto di vista pratico di 10 CFU. Faremo quindi un corso a coprire 10 crediti formativi che sono quelli che voi necessitate per il vostro corso di scienze politiche. Come è impostato il corso è impostato con una divisione netta fra prima parte e seconda parte rispetto appunto alla parte in cui affronteremo la microeconomia e la parte in cui affronteremo la macroeconomia. Avete a disposizione sul sito del nostro dipartimento una pagina e-learning dove io a partire da dopo questa lezione metterò tutto il materiale. La prima cosa che voi trovate sul portale e-learning è il programma del corso. Il programma del corso vi parlerà dei libri di testo, vi racconta un pochino che studiamo e dopodiché vi dà il dettaglio delle lezioni che noi affronteremo giorno per giorno. Questa è la parte più importante, perché il libro del corso ve lo racconto, lo conoscete, questo io utilizzerò come punto di riferimento questo qui, il Varian. Rimane il fatto che se qualcuno di voi ha un libro di microeconomia che deriva dal corso della collega Vittori, che è un altro testo, o ha un altro testo di microeconomia a casa va benissimo. Io non sono affezionato a nessun libro di testo perché la microeconomia quella è. E quindi potete utilizzare qualsiasi libro di testo che voi ritenete opportuno. Io vi faccio vedere questo perché? Perché insieme a tutto il materiale che posterò sul sito e-learning del corso ci sono delle dispense fatte negli anni passati e semplicemente la notazione che io utilizzo è quella di quel libro. Quindi se per il prodotto interno lordo che è formato dalla spesa pubblica, il libro che noi utilizziamo nel corso utilizza la G, io vi dico, come lettera di riferimento, io vi dico, guardate, utilizzo la G perché su quel libro c'è scritto G. Oppure se per la curva di domanda questo libro utilizza la D, io utilizzo la D perché faccio riferimento a questo. Ma poi i concetti sono gli stessi, ok? Su qualsiasi libro che voi utilizzate. Quindi questo è il libro di testo che vi consiglio, potete usare quello che volete.
Perché è importante la seconda parte del programma che posterò? Intanto sapete tutti dov'è la pagina e-learning, no? Ok? Perfetto. Perché è importante la seconda parte del programma che io posterò? E vediamo un po' se riesco a farvela vedere, io da qua qualcosa potrò fare, no? No. E... vorrei farvi vedere il programma così vi faccio capire perché è importante la seconda parte del... vediamo un pochino se ci dà soddisfazione il nostro... Vediamo un pochino. Abbiamo un bel rumore di sottofondo qui, eh? Qualcosa si vede qua. Direi che qualcosa si vede, giusto? Ora cerchiamo, se cerchiamo un pochino il vostro programma, che è quello che troverete XXIII, eccoci qua. Vedete decentemente? No, se uno riesce a fare una cosa tipo a tutta pagina, qualcosa del genere, visto un po' più decente. Full screen, eccolo qua. Ok, meglio così? Sì. Ok, questo voi troverete quindi tutte le informazioni con l'orario delle nostre lezioni che per qualche motivo permette di essere sballottati fra l'aula magna e l'aula 0A, non mi chiedete perché, ho chiesto anch'io perché, mi hanno dato una spiegazione che non ho capito e quindi ce la teniamo così, quando uno non capisce e il superiore ti dice è così, tu dici è così. Ricevimento martedì dalle 10.30 alle 12.30, questo che cosa vuol dire? Che in quel finestra temporale io ci sono. Se voi avete altre lezioni, avete altri impegni, nulla vieta di a fine lezione venire e dirmi io questa cosa non l'ho capita, quando la possiamo vedere, riusciamo a sentirci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quella è l'indicazione, diciamo, formale, sostanzialmente il ricevimento, soprattutto durante il corso, è fatto alla bisogna, io dico. Perché andiamo a parlare appunto di quella parte che vi dicevo, vedete qua abbiamo il testo, eccetera, programma dettagliato, andiamo a parlare del programma dettagliato. Programma dettagliato com'è costruito? Come vi dicevo, introduzione, microeconomia e poi vedrete macroeconomia. Noi sappiamo esattamente che cosa dovremmo studiare per il nostro corso, quindi prima cosa che studieremo insieme è il mercato. Il mercato
lo abbiamo sul Varian capitolo 1, oppure sul testo, un altro testo di riferimento che credo che quello che utilizza la collega è il Barham & Winston, e io ho messo anche il riferimento dei capitoli dell'altro libro, quindi sapete che quel programma specifico del corso il mercato lo trovate o sul Varian al capitolo 1 o sul Barham al capitolo 1 e al capitolo 2, paragrafi dall'1 al 3, ok? Quindi sappiamo esattamente che cosa dobbiamo andare a vedere, e questo per tutto il corso, ok? È inutile che ve li leggo tutti, ve lo posto e ve lo vedete, giusto? Ok. Ah, c'è una cosa importante. Abbiamo come distanza, quanti sono? 3 metri? 3 metri e mezzo dal primo? Quindi potete stare tranquilli che non vi azzanno. Sono anche abbastanza buono, secondo me, però quella è una visione, diciamo, soggettiva. Qualsiasi cosa che non è chiara, anche se voi dite vabbè, ma poi me lo faccio spiegare dal mio amico, meglio che alzate la mano, mi fermate e mi chiedete il chiarimento, ok? Perché fin quando siamo a lezione, il più possibile noi interagiamo, il più possibile voi vi avvicinate allo scopo del corso, che poi vi dico qual è. Quindi, qualsiasi dubbio, alzate la mano, io ripeto, cerco di cambiare le parole se non sono state chiare, cerco aiuto da voi se non sono in grado per la terza volta di spiegare, insomma cerchiamo un modo, si è calmato il rumore, cerchiamo un modo per chiarirci il più possibile. Questo è il sito e-learning, quindi scienze politiche eccetera eccetera, potete direttamente cliccare su questo per poter trovare il materiale. Quello che è importante, molto importante, è questo qui. Io ho cercato di fare una scaletta di quello che noi affronteremo giorno per giorno, ok? Quindi lo scopo qui qual è? È sapere che oggi, se ce la facciamo, finiamo questa introduzione, iniziamo a parlare del mercato e copriamo il vincolo di bilancio. Normalmente questa è l'unica lezione in cui sforo. Perché? Perché non posso applicare quello che secondo me è necessario per farvi raggiungere lo scopo del corso. Quello che è necessario è che voi, conoscendo quello che noi faremo domani, oggi andate a vedere i capitoli che sono riportati su, ve li leggete per bene, ve li sottolineate, li studiate se possibile, e chiaramente tutto quello che non è chiaro in questo passaggio verrà chiarito durante lezione. E questo, vi assicuro, che è il metodo principale per raggiungere lo scopo che tutti noi in questa stanza abbiamo rispetto al corso che stiamo iniziando insieme. Qual è lo scopo? Non ho capito. Bravissima. Lo scopo che tutti noi abbiamo insieme è, io le aggiungo una percentuale, un peso, l'80% del vostro sforzo in questo corso, parliamoci molto chiaro, deve essere passare l'esame, ok? E vi assicuro che è anche il mio di obiettivo. Il peso che io do nella gestione della classe è che 80% dello sforzo che io pongo nel corso è farvi passare l'esame, ok? Poi rimane un 20% che è molto importante,
e che però ha un peso del 20%. Il 20% è cercare di darvi le nozioni necessarie ad analizzare in maniera critica i temi che riguardano l'economia politica ed in particolare alcuni temi della microeconomia e della macroeconomia. Ok? Allora, per passare l'esame tutti noi sappiamo qual è il mezzo. Il mezzo è fare l'esame scritto bene, prendere più di 18 e ho passato l'esame. Ok? Questo è quello che ci serve per passare l'esame. Possibilmente, essendo un corso bello, interessante e da fare più e più volte nelle sue varie declinazioni, perché l'economia è bellissima e questa è anche una visione soggettiva, capisco che per voi non tutti la vedono allo stesso modo, possibilmente anche più di 18. Quindi il nostro scopo è prendere un bel voto tutti insieme. Le armi che abbiamo per fare questo non sono armi, è una sola, è quella che vi ho detto io. Se voi provate a utilizzare questo metodo di studio che io vi sto suggerendo, leggere prima, arrivare qui con già le nozioni pronte per essere discusse, io sono disposto a scommettere una ventina di euro che chi fa così passa l'esame sicuramente, senza conoscervi a priori. Sono convinto che se lei, come si chiama lei in seconda fila con il maglione bianco? Sì, non ho capito. Alessia. Se Alessia da domani, anzi da oggi pomeriggio, prende il libro e si mette a studiare mercato e vincolo di bilancio per la lezione di domani, Alessia, e se farà così per tutte le lezioni, Alessia passa l'esame. Anche se io non so e non conosco la carriera di Alessia, non so le sue conoscenze pregresse, sono certo che lei passerà l'esame. Lo dico non con supponenza, ma perché questo corso lo faccio da un po' di anni e ho capito un pochino come affinare il percorso per voi. Quindi ve lo suggerisco caldamente questo metodo, ok? E chiaramente voi del corso ne avete sentito parlare. Perché? Perché ci sono altri colleghi che l'hanno fatto, hanno detto che alcuni hanno detto che è facile, la maggior parte delle persone avranno detto che è difficile, una parte vi avrà detto: oh mamma mia, devi sapere tanta matematica, un'altra parte vi avrà detto: no, guarda, la matematica che devi sapere non è tanta. Effettivamente ci sono delle cose che voi dovete conoscere prima di affrontare questo corso, ma sono cose che voi già conoscete, sono certo di questo. Ok? No, io non vi faccio la lista, ma vi dico, nel Varian, e questo è un altro motivo per cui adotto, anzi suggerisco questo libro, c'è un capitolo, l'ultimo capitolo credo, che è il capitolo, l'ultimo, anzi non è neanche un capitolo, è un appendice, dopo il 37 c'è l'appendice matematica, ok? Tutto quello che vi serve nel corso di economia politica, sia micro che macro, lo trovate all'interno di questa appendice matematica che va da pagina 725 del mio testo a pagina 734, ok? Quindi 549
9 pagine di testo dove c'è tutta la matematica di cui avete bisogno. Allora, ancora più bravi da un punto di vista della preparazione e in via preventiva, voi che fate? Vi leggete queste 9 pagine, ve le guardate, dite: ma queste sono cose che io conosco benissimo, sono a posto. Vi leggete queste pagine: oh sì, queste sono cose che ho fatto ma non me le ricordo. Benissimo, si prende la parte che non mi ricordo, vado al ricevimento e chiedo al docente, cioè al sottoscritto: ma questa cosa qui, y uguale x, che vuol dire? Perché y uguale x mi fa una retta? Ok, che succede? Cioè, tutto ciò che non capisco in queste 9 pagine, io sto qui, ne parliamo, ve le spiego, perché una volta che avete chiaro queste 9 pagine, da un punto di vista della matematica necessaria per quello che faremo, siete a posto. Ok? Ci siamo? Mi dica. Il nome del libro di testo, adesso glielo proietto anche, si ricordi sempre che lei troverà questo documento sul sito del corso, è Il Varian Microeconomia, l'edizione ultima che io ho trovato, mi sembra strano che sia il 2011, forse sono antico, comunque l'edizione del 2011 va benissimo e la casa editrice è la Ca' Foscarina. Ok? Scusate, faccio una pausa perché poi a me questo rumore dà proprio fastidio, immagino a voi, quindi questa cosa va risolta al più presto. La prima cosa che devo fare è scendere giù e chiedere di spegnere l'aria quando finisce lezione. Ebbene, cosa, dove siamo? Sì, ok, il Varian, il corso, la matematica, ve l'ho detta. Mi dica. Ok, la cerchiamo insieme così facciamo il percorso, va bene? Allora, noi tutti, io faccio il passo, siccome sono un po' lento, faccio passo passo così ci arriviamo insieme. Io normalmente faccio Scienze Politiche Roma 3. Ok? Google mi chiede di accedere, io accetto tutto senza proprio remore. Questo è il sito del nostro dipartimento. Se lei vede sulla barra superiore trova il sito e-learning. Dopodiché nei corsi triennali del 2022-2023 sotto Scienze Politiche dovrebbe trovare il corso di economia politica da Dona, questo qui. Cliccando su questo le chiederà il suo account. Dopodiché arriverà questa pagina che è sostanzialmente molto vicina a quella che vedete, voi vedete la versione studente, questa è la versione docente, dove troverà tutto il materiale. Come vedete adesso è tutto nascosto, ok? Piano piano io lo tiro fuori, la prima cosa che tirerò fuori è il programma dell'anno accademico 2022-2023, che è quello che stiamo vedendo insieme, ok? Ci siamo? Benissimo. Ok. Sto pensando se ci sono altre notizie che vi devo dare. Sì, mi dica. Ok, vi do un quadro del percorso di esami. Allora, quest'anno
con questo che dico vale anche per l'altro canale, come vi ho detto facciamo le cose insieme, con la professoressa Vittoria abbiamo concordato di non fare esoneri, quindi ci saranno soltanto le prove scritte. Stiamo ragionando su una prova, chiamiamola una preprova complessiva, che ha una struttura diversa rispetto all'esame che adesso vi descrivo e che però ha delle limitazioni rispetto all'esame che ora vi descrivo. Ci stiamo ancora ragionando, quindi io vi faccio un quadro che non è detto che sia poi quello che effettivamente decideremo di fare. Perché? Perché ci dobbiamo coordinare con la collega, dobbiamo decidere insieme. L'idea è un pochino questa, esame standard. L'esame standard probabilmente l'avete visto, faremo delle domande aperte, normalmente facciamo 3 domande su cui siete testati su sottopunti e normalmente sono 2 domande di micro e una di macro. Quindi c'è la domanda prima di micro dove ci sono sotto 4 punti a cui voi dovete rispondere. Ogni domanda vale 10, quindi le 3 domande fanno 30. Se fate tutto il compito bene prendete 30, se fate qualche errore piano piano si iniziano a scalare dei punti a seconda dell'errore che fate. E voi potete, una volta fatto lo scritto, prendere un voto inferiore al 18 e in quel caso dovete ritornare alla possibilità successiva, o un voto superiore al 18 e in quel caso avete 2 scelte. La prima scelta è che siete soddisfatti del vostro voto scritto. Siete soddisfatti del vostro voto scritto, accettate la verbalizzazione, verbalizzate l'esame, l'esame è fatto. La seconda ipotesi è che voi non siate soddisfatti del vostro voto scritto, non accettate la verbalizzazione, venite con il vostro bagaglio voto scritto all'orale, facciamo l'orale e ottenete possibilmente un voto più alto. Possibilmente vuol dire che chiaramente non è automatico, dipende da come va l'orale, chiaramente. Quindi avete questa scelta: o verbalizzo subito, dato che lo scritto mi soddisfa, o vengo all'orale, dato che lo scritto non mi soddisfa. Ok? Questa è la modalità standard, quello che troverete alla fine del corso nei vostri appelli standard. Ok? Rispetto alla gestione degli appelli, fa fede il regolamento di Ateneo. Che cosa vuol dire? Come ben sapete, se non lo sapete lo potete trovare online, c'è un regolamento che disciplina le modalità di esame, che è un regolamento di Ateneo. Questo regolamento di Ateneo è stato derogato durante la pandemia. Fin quando è in vigore la deroga, noi andiamo secondo la deroga. Quando la deroga viene cancellata, noi ritorniamo alle modalità di esame di Ateneo. Questo riguarda soprattutto che cosa? Riguarda soprattutto il famoso salto appello, che alcuni fanno, alcuni non fanno. In realtà, se uno segue le regole come dovrebbe fare, non si decide, è l'Ateneo che dice che cosa dobbiamo fare. L'Ateneo fino a prima della pandemia diceva: se tu fai l'esame e l'esame non va bene, durante quella sessione d'esame non lo puoi più fare. Ok? Questo era il regolamento pre-pandemia. Questo era ciò che io facevo pre-pandemia. Ok? Durante la pandemia è stato derogato questo principio, quindi questo principio non è in vigore attualmente.
Quindi attualmente io non applico questo principio. Dovesse ritornare in vigore, io applicherò questo principio. Non dovesse ritornare in vigore, io non applicherò questo principio. Semplice, ok? Sono convinto che seguendo le regole ci semplifichiamo molto la vita, tantissimo. Perché sono comuni, le conosciamo tutte, tutti. Io non posso dire cose fuori dal perimetro istituzionale, stessa cosa voi, siamo tutti più contenti. Che cosa vorremmo fare con la professoressa Vittori? Cosa che vi confermeremo a breve. Vorremmo fare una sorta di preappello test. Che cosa vuol dire preappello test? Un preappello per testare le vostre conoscenze, con una struttura diversa rispetto all'esame a domanda aperta, una struttura che sarà impostata su domande, sempre dove è necessario un ragionamento, ma a risposta multipla, e sui concetti di base, i concetti che noi reputiamo di base per capire se sono arrivato a quell'80% almeno, o sono molto vicino a quell'80% di passare l'esame, ok? Se è così, allora noi vi diamo la possibilità di testarvi. Vi diciamo con questo test a risposta multipla, sì, effettivamente sei lì, ci sei, e guarda che se questo ti basta, per noi va bene, ti diamo un voto di base, che potrebbe essere 21, per dire, lo stiamo decidendo insieme alla collega, però sappi che tu le cose di base le sai. Quindi se ti accontenti del 21, noi quel 21 te lo verbalizziamo. Sappi che però le cose di base le sai. Quindi se vuoi fare lo scritto, lo puoi fare tranquillamente, vai tranquillo, che secondo questo test sei preparato. Ok? Ci siamo più o meno, qual è l'idea? Un preappello per testarvi che comunque vi dà la possibilità di prendere un voto di base se le vostre conoscenze di base sono raggiunte. Se però non vi accontentate, tra virgolette, o se ritenete che potete fare meglio, allora venite allo scritto. Ci stiamo lavorando un pochino per non uscire da quel ambito delle regole di Ateneo per fare gli esami che tutti e due vogliamo rispettare, un pochino per darvi una possibilità in più. Insomma, cerchiamo di fare il meglio per aggiungere anche questa possibilità. A breve vi renderemo chiaro il percorso, però sappiate che stiamo ragionando su questo. L'ho risposto? Perfetto. Ci sono altre domande? Possiamo iniziare a parlare un pochino di microeconomia? Allora, questo qui lo spegniamo. Non ci serve. Tenderò a utilizzare la lavagna e videoproiettore. Ah no, proprio spegniamo tutto, così torna su. Attendo lo spegnimento del sistema, lo attendiamo fiduciosi. E possiamo iniziare a ragionare insieme, levando un po' di sedie da qui. Se no. Allora, voi siete tutti secondo anno, almeno. Non siete più primo anno, come
Adesso è il secondo anno, ha ragione, guarda, io sono un po' lento nell'aggiustarmi ai cambiamenti che non mi piacciono, però giustamente sì, siete secondo anno, ma avete visto già qualche materia economica nel percorso? O questo è il primo approccio che avete? Primo approccio che avete, statistica è primo anno? Quindi in teoria alcuni di voi hanno fatto statistica, giusto? Ok, quindi qualcosa di cosiddetto quantitativo vi è già passato davanti agli occhi, quindi non abbiamo un'avversione all'approccio quantitativo, perché se siete arrivati qua avete visto un po' di statistica, già qualcosa è. Che cosa si studia in economia politica? E in particolare, dividendo come facciamo noi il nostro corso in due branche, che sono la microeconomia e la macroeconomia, che cosa studiamo? Intanto tutti voi, che tutti coloro che hanno fatto il classico, sanno insegnarmi cosa vuol dire microeconomia o cosa, a che cosa può puntare un tema che ha come prefisso micro e che cosa può puntare macro, giusto? Sapete cosa vuol dire micro? Chi ha fatto il classico? Lei. Oh, micro. Nel piccolo, nello specifico. Macro? Nell'aggregato. E questo è. Quando noi analizziamo l'economia, parliamo di microeconomia quando ci mettiamo in mano una lente di ingrandimento e andiamo a vedere nello specifico cosa accade lì fuori. Buongiorno. Se n'era andata oppure? Ah, me l'ero persa. E cosa accade nello specifico lì fuori? Perché io dico lì fuori? Perché l'economia è una di quelle materie che poi, analizzandola rispetto alla nostra vita, ci rendiamo conto che è molto più pervasiva di quello che noi immaginiamo. Se io vi do la nozione specifica di ciò che andremo a studiare in microeconomia, vi dovrei dire che cercheremo di capire come un agente economico si relaziona con l'ambiente che lo circonda per compiere delle scelte in condizioni di scarsità. E in questa definizione, che io cambio tutti gli anni perché a memoria non la so, però il concetto dietro me lo ricordo, c'è esattamente la definizione di quello che cerchiamo di fare quando ci approcciamo allo studio della microeconomia. Intanto individuiamo l'oggetto del nostro studio, che è l'agente economico. Che cos'è l'agente economico? È una rappresentazione di tutti noi, di noi stessi. Ognuno di noi è un agente economico che quotidianamente compie delle scelte. Le scelte sono derivanti a seconda della tipologia di agente economico che io sto valutando, e ancora una volta noi siamo quella tipologia di agente economico addirittura a seconda del momento della giornata possibilmente in cui veniamo osservati. Allora quando io scelgo cosa mangiare a colazione posso essere identificato come quell'agente economico che noi chiamiamo consumatore. E sto in quel momento compiendo una scelta: che faccio questa mattina a colazione?
cappuccino e cornetto o spremuta e crostatina? Sto facendo una scelta e la sto facendo in una condizione in cui quello che mi si pone davanti alle mie possibilità di scelta, l'ambiente che mi circonda, come vi ho detto prima, è oggettivamente scarso, nel senso che uno, non c'è una quantità infinita di cappuccino o di cornetto che io posso ottenere. Astrattamente posso pure dire la quantità di cappuccino al mondo è vicina ad infinito, ma quella che io posso ottenere non è infinita, quindi ho un oggettivo limite a quello che posso ottenere. E poi le mie scelte si influenzano l'una con l'altra. Che cosa vuol dire? Che se io scelgo effettivamente di prendere per colazione un cappuccino, comunque devo tener conto del fatto che vorrei anche un cornetto e magari la scelta del cappuccino mi influenza la possibilità di acquistare il cornetto. Okay? Quindi sono in un'oggettiva condizione di scarsità e vedremo da che cosa deriva. E poi a quel punto che ho identificato la tipologia di agente economico, consumatore, quello che può scegliere alcuni beni, l'ambiente dove questo consumatore si relaziona, il mercato, allora io da economista posso dire: guarda, tu scegli così, dovresti scegliere così, ed effettivamente poi mi affaccio là fuori, scendo giù al bar, osservo quello che succede nella realtà e quello che ho ipotizzato, teorizzato, effettivamente più o meno rappresenta la realtà. Ok? Allora, prima di andare oltre sulla definizione di agenti economici, in questa piccola descrizione io vi ho cercato di illustrare il lavoro dell'economista. L'economista deve descrivere la realtà esterna nelle interazioni tra diverse persone da un punto di vista economico e sociale. Vi rendete conto che questa è una cosa molto difficile, se non impossibile, rappresentarla esattamente. Perché? Perché le interazioni lì fuori sono innumerevoli, sono di tipo quasi inquantificabile e ci sono talmente tante interazioni che se io volessi fare una descrizione perfetta sarei sommerso dai dati che osservo. Allora che devo fare? Devo semplificarmi il più possibile la vita cercando allo stesso tempo di proporre qualcosa che sia chiaro ma che rappresenti abbastanza bene la realtà. E allora che cosa faccio? Utilizzo dei modelli economici, dei modelli che semplificano quello che osservo, ma che sono abbastanza generali per darmi un quadro corrispondente a quello che poi effettivamente accade. Per capirci, se io sono, ritorniamo all'esempio di prima, io consumatore mi sveglio la mattina, scelgo fra cappuccino e cornetto, e quindi è una cosa che vedremo, due beni, probabilmente è molto semplice da spiegare, ma è l'unica scelta che posso fare io? Quando scendo giù al bar a scegliere cappuccino e cornetto, in realtà il ventaglio che io ho davanti è molto più ampio, non solo in quel momento, ma in tutte le scelte che io posso fare. Giusto? E allora intanto devo iniziare a semplificare il più possibile quello che osservo. E allora vedremo che la cosa più semplice da fare in questo contesto, per esempio del consumatore, è dire: sai che c'è, io analizzo un mercato alla volta. Una,
come ho detto prima, usando una parola non prettamente corretta da un punto di vista economico, un ambiente alla volta. Quindi analizzo prima la scelta del cappuccino. Quindi il mio consumatore gli dico: fammi vedere un po' come scegli il cappuccino tu. E non è che mi scordo di tutto il resto, ma metto sull'altro piatto della bilancia esattamente tutto il resto. E cerco di rispondere alla domanda: ma se il consumatore X scende giù al bar e ha di fronte a sé la possibilità di un paniere di beni fatto da due beni, uno cappuccino, uno tutto il resto, come sceglie? Allora, che cosa ho fatto? Ho iniziato a costruire un modello dove ho messo dentro delle variabili che mi possono essere utili da un punto di vista economico. Ho detto paniere, che vuol dire un insieme di beni. Poi ho detto: se volessi costruire un paniere così come effettivamente poi il consumatore affronta ogni giorno le sue scelte, dovrei averne N di beni, tantissimi beni lì fuori, perché non c'è solo cappuccino e cornetto. Allora non lo posso fare, perché per scrivere sulla lavagna un paniere con N beni che rappresentino tutti quelli che osservo là dietro, mi serve 7 aule e inizio a scrivere. E allora dico: il cappuccino che in questo momento mi interessa analizzare e tutto il resto. Tutto il resto che vuol dire? Secondo voi, come rappresentereste la vostra possibilità di scelta dovendo dire: guarda, io ti dico come scelgo il cappuccino e tutto il resto? Io faccio delle domande che sembrano difficili, ma che hanno poco a che fare nella risposta intuitiva con le nozioni di economia, hanno molto a che fare con i concetti che vorrei trasmettervi. Quindi poi vedrete che io su quel 20% insisterò molto, perché l'80% potete farlo da soli, ve lo assicuro. Io non vi servo per l'80%, perché se fate quello che vi ho detto, cioè se leggete prima, arrivate in classe con i concetti pronti e mi fate le domande su quello che non è chiaro, l'80% lo fate da solo e io sono inutile. Ci possiamo mettere una chat, l'avete visto le chat nuove di intelligenza artificiale, sono molto divertenti. Per quell'80% va bene la chat di intelligenza artificiale dove voi dite: scusa, non ho capito il mercato, me lo spieghi meglio? Quello che vi dice va benissimo per l'80%. Fortunatamente il mio lavoro, ancora quel 20% me lo posso ritagliare, quindi fortunatamente fin quando non aggiustano la tecnologia dell'intelligenza artificiale ancora il mio stipendio è salvo, e questo mi rassicura. Però io le domande che vi faccio vanno molto in quella direzione. Quindi io vi sto chiedendo: mi rappresentate una vostra scelta? Cioè, se io le dovessi chiedere a lei, con questo cappotto senape molto bello, mi piace, come rappresenterebbe rispetto al cappuccino, che non so se le piace, però facciamo finta che le piace, tutto il resto che può effettivamente consumare lei da consumatore, come lo farebbe nella realtà? Tenere denaro. Esattamente. Tutto il resto è un modo per dire: guarda che quando tu vai a consumare, comunque essendo in condizioni di scarsità, questo consumo che richiedi in qualche modo lo devi pagare. Noi sappiamo come si paga, conosciamo la realtà fuori, no? Sappiamo che c'è un pezzo di carta o dei pezzi di metallo che chiamiamo euro che ci permettono di consumare. Allora noi potremmo dire: guarda che la cosa più semplice da fare per analizzare la scelta del consumatore è dire cappuccino e il denaro che ti resta in tasca una volta che hai consumato
il cappuccino. E tutto quel denaro che noi chiamiamo euro, fossimo negli Stati Uniti chiameremo dollari, tutto quel denaro è esattamente tutto il resto che possiamo effettivamente consumare da consumatori. Ok? E quindi la prima cosa da fare è capire che noi ci dobbiamo semplificare il più possibile la vita, appunto costruendo dei modelli, ma cercando di rimanere concettualmente attaccati a quello che osserviamo lì fuori, così da poter poi proporre delle analisi che siano effettivamente spendibili. Ci dobbiamo mettere d'accordo su una cosa, no? E questo faccio un salto in avanti notevole. Che tipo di materia, di scienza è l'economia politica? Secondo lei, con la felpa verde in terza fila, è un pile, vero? Col pile verde in terza fila. L'economia politica, che tipo di scienza è? È una scienza dura, una scienza sociale, è anche sociale. Anche, quindi prima che cos'è? Perché se anche deve essere qualcos'altro, no? Economica e sociale. Ok, quindi lei dice è più vicina alla sociologia che alla fisica. È d'accordo con me? Sì. Io pure sono d'accordo con me stesso. Effettivamente l'economia politica, nonostante se voi andrete avanti nello studio dell'economia, vedrete che c'è una formalizzazione molto forte nei modelli economici, quello che c'è dietro è sostanzialmente capire cosa fanno gli esseri umani da un punto di vista economico. E quindi, per forza di cose, ci dobbiamo mettere in testa che è una scienza sociale, coinvolge gli uomini, e quindi per forza di cose non può essere come la matematica, dove 2 più 2 fa sempre 4. Ma arriviamo a dire che la scelta del consumatore è quella, perché sotto abbiamo fatto delle ipotesi. Allora, il mio scopo, il mio 20%, il salto in avanti è questo: è farvi arrivare a dire, su qualsiasi cosa voi leggiate, discutiate di economia, ma quali sono le ipotesi che tu stai facendo per dirmi che il reddito di cittadinanza aiuta la povertà? Qual è il tuo modello? Fammi capire il tuo modello. Se concordo con le ipotesi del tuo modello, allora concordo anche con la tua tesi che il reddito di cittadinanza aiuta la povertà. Se il tuo modello non è valido perché stai facendo delle ipotesi che per me non sono ragionevoli, e allora non concordo. Ok? Quindi, per estremizzare la cosa, ogni volta il mio sogno nascosto è che alla fine di questo corso ognuno di voi, ogni volta di fronte a un articolo che parla di economia, si ponga questa domanda: ma le conclusioni di quest'articolo sono basate su un modello che funziona? Mi stanno dando delle conclusioni che effettivamente sono fondate? Perché allora posso essere concorde, altrimenti no, altrimenti mi stai dicendo una cosa che non ha una base. Ok? Quindi questo è il mio scopo, il 20%. E quindi dobbiamo costruire dei modelli. La prima cosa che impariamo, faremo sempre questo: microeconomia, macroeconomia, modelli che ci semplificano la vita per descrivere quello che accade lì fuori. In particolare partiamo dalle scelte in condizioni di scarsità, in particolare partiamo dal consumatore. Partiremo dalle scelte del consumatore, quindi come il consumatore decide come allocare
tra i vari beni disponibili il suo reddito. Poi introdurremo un altro tipo di agente economico, il produttore, che sempre nelle stesse condizioni, sempre nello stesso ambiente, quindi nel mercato, si preoccuperà di decidere come produrre i beni messi a disposizione, come e se produrre i beni messi a disposizione del consumatore. E dopodiché questi due che li abbiamo visti separatamente, li vedremo separatamente, li faremo finalmente incontrare in questo ambiente che abbiamo per adesso chiamato mercato, li faremo parlare, interagire e vedremo un pochino che cosa succede. Una volta fatto questo, trovato quello che si chiama equilibrio di mercato, perché li abbiamo messi in un mercato, gli abbiamo fatto scegliere cosa consumare e cosa produrre, gli abbiamo fatti parlare, quindi molto probabilmente si sono incontrati e mutualmente hanno deciso uno di comprare il cappuccino e l'altro di vendere il cappuccino, troveremo quello che si chiama l'equilibrio di mercato. E questo che abbiamo fatto fino adesso ha dentro soltanto il consumatore e il produttore, ok? Che per inciso possono anche essere la stessa persona in due mercati differenti o addirittura nello stesso mercato, perché io posso essere consumatore di cappuccino e produttore di occhiali da vista, e quindi da una parte mi metto le scarpe del consumatore e vengo analizzato come consumatore, dall'altra parte mercato degli occhiali da vista, vengo analizzato come produttore e sono un altro agente economico da un punto di vista del modello, ma sono sempre io, ok? Quindi una volta che abbiamo fatto questo, che si sintetizza nel primo grafico che voi trovate sul Variant, che è questo, lo troverete un po' differente, adesso vi spiego perché, ma concettualmente voi troverete questo, una rappresentazione cartesiana di questo ambiente che chiamiamo mercato, dove ipotizziamo un unico bene, il cappuccino, perché dall'altra parte ci abbiamo messo tutto il resto. Sull'asse delle ascisse mettiamo la quantità di questo bene, sull'asse delle ordinate mettiamo il prezzo di questo bene e poi descriviamo le scelte del consumatore con una funzione di domanda, le scelte del consumatore con una del produttore con una funzione di offerta, rispettivamente D e O. Dopodiché dico: vi lascio parlare, siete liberi di fare quello che volete. Scopriremo che entrambi sono contenti, molto contenti rispetto al loro punto di partenza, di arrivare qui a scambiarsi questa quantità di cappuccino a questo prezzo. Ho trovato l'equilibrio di mercato. Circa il 85% del corso di microeconomia che noi faremo è questo. 80%. Ok? Quindi le prime 2 settimane e mezzo, 3 settimane, questo arriveremo a fare. Come lo facciamo? Se io adesso vi dicessi: ah, questo è l'equilibrio di mercato, voi vi dovreste ribellare per quello che vi ho detto 2 minuti fa. Perché? Perché per arrivare a questo, dietro ci sono tantissime ipotesi e dobbiamo essere tutti d'accordo sul fatto che queste ipotesi siano valide e abbastanza rappresentative di quello che osserviamo là fuori, per poi poter dire: guarda, sì, questo modello con la domanda che tu hai costruito lineare
e inclinata negativamente, effettivamente mi rappresenta bene il comportamento dell'agente economico consumatore. E questa offerta che tu mi hai rappresentato lineare e che l'hai ipotizzata inclinata positivamente, effettivamente sono d'accordo con te che rappresenta bene come ragiona un produttore, ok? E quindi sì, d'accordo, sono convinto che questo funziona, me l'hai spiegato, mi hai fatto il modello sottostante alla domanda, all'offerta, e allora quando si parlano vediamo che arrivano in questo punto, ma perché? Perché sono convinto che hanno effettivamente un beneficio i due a parlarsi, ok? Qui c'è tutta una serie di ipotesi che noi costruiamo, ci servono quelle 2 settimane e mezzo, 3, adesso non ricordo, potete andare a vedere il programma, fino ad arrivare a equilibrio di mercato e concorrenza perfetta. Qua siamo. Questo è lo scopo della prima serie di lezioni, guardandolo sul programma che posterò dopo la vostra lezione, per arrivare a definire le scelte di un agente economico in condizioni di scarsità da un punto di vista micro, un agente economico. Dopodiché il restante, mi dica. Scopriremo che come prima definizione del punto di equilibrio, noi arriveremo a dire è esattamente il punto di incontro fra offerta e domanda, ed è quella coppia prezzo-quantità che appunto mette in equilibrio quel mercato. C'è un'altra parte subito dopo nel vostro programma che studieremo dopo essere arrivati qui. Perché? Perché qui qual è l'ipotesi forte che sto facendo rispetto a quello che c'è là fuori? La prima ipotesi forte che dovrebbe essere chiara senza avere un minimo di nozioni di economia è che mi sto dimenticando di qualcuno. Che tutti rispettano, diciamo, le regole. E quello possiamo arrivare a concordare sulla sua definizione capendo che cos'è regole. Però prima di quello c'è qualcuno che io non sto considerando, che quando siamo lì fuori invece troviamo? Consumatore c'è, domanda. Il produttore c'è, offerta. Come diceva una serie, come dicevano una serie di colleghi da questa parte, c'è un altro agente che sta lì dietro, che noi stiamo escludendo, che è lo Stato. Allora a quel punto diremo, ma se c'è qualcuno che dice guarda che tu il cappuccino non è che lo puoi vendere a quanto ti pare, ma io ti impongo una tassa, c'è l'IVA. E allora vedremo che cosa succede se consideriamo anche lo Stato all'interno del nostro modello. Dopodiché, come diceva il vostro collega, ma se tutti rispettano le regole, e io a lui mi aggancio, però con una premessa. Noi costruiamo modelli dove per il nostro corso non è contemplato il deviare dalle regole, cioè non si può fare o analizzare un consumatore, per capirci, in un modello dove io dico le tasse sono al 20%, non possiamo analizzare uno che non paga le tasse, le pagano tutti.
Quindi questo tipo di regole per noi non sono neanche da valutare, perché per noi sono date. Ok? Economia criminale non ne facciamo, si fa più avanti, ci sono dei corsi bellissimi in economia criminale, ci sono articoli che se volete vi consiglio, piano piano vi devo dare un po' di informazioni su dove andare a leggere cose divertenti, lo facciamo durante il corso, però per le basi noi di quella roba non ne parliamo. E, però perché mi aggancio a lui? Perché per arrivare a questo, come vi ho detto, noi facciamo delle ipotesi. No? Poi inizieremo a dire, ma se questa ipotesi cambia un pochino? Se per esempio noi scopriremo che per arrivare a questo avremo di fronte un mercato dove ci sono tantissimi consumatori e tantissimi produttori. Se per esempio vogliamo analizzare, scusate, un mercato dove non ci sono tanti produttori, ma il produttore è uno solo, allora non vale più questo. Perché? Perché una delle nostre ipotesi è caduta. E allora dovremo scoprire che cosa succede se il produttore è uno solo. E allora scopriremo un'altra tipologia di modello, di mercato, di analisi. Ed è proprio quello che vi dicevo all'inizio, no? Questo vale se tutte le ipotesi che facciamo sono effettivamente corrispondenti a quello che osserviamo nella realtà. Questo equilibrio non vale se quello che osserviamo nella realtà è un mercato diverso, ha un produttore solo, c'è lo Stato che impone tasse e via dicendo. Ok? Ci siamo? Ok. Allora cerchiamo di dare un po' di flash rispetto alla prima parte del testo. Oggi facciamo soltanto questa qui, non parlo di vincolo di bilancio, anche se è nel programma di oggi, lo facciamo domani così avete il tempo per guardarlo il vincolo di bilancio e domani possiamo partire. Come vi dicevo, scopriremo che effettivamente se ragioniamo su ipotesi plausibili la curva di domanda può essere spesso, molto spesso, identificata con una funzione lineare inclinata negativamente. E qua già capisco che cosa mi serve dell'appendice matematica del variant di cui ho parlato all'inizio. Perché? Perché quello che io disegno graficamente, no? Devo essere poi in grado di rappresentarlo anche da un punto di vista matematico. Allora, questa qui, in generale, che cos'è? Io ho fatto nient'altro che usare dei concetti che voi avete molto probabilmente visto nel vostro percorso alle scuole superiori. Non mi allarghi gli occhi così, lei. Cioè, questo l'avete visto tutti, un grafico, scusate, una porzione di rappresentazione cartesiana dove ho due assi positive, l'asse delle ascisse lo chiamo X, l'asse delle ordinate lo chiamo Y, non è una cosa che non avete mai visto, giusto? O qualcuno non l'ha mai visto? Ottimo, quindi questo l'abbiamo visto tutti e so anche che se scrivo y uguale ad a più bx sto dicendo guarda qui sopra puoi disegnare una cosa. Che cosa puoi disegnare? Sì, una semiretta, perché partiamo sul quadrante positivo, no? E quindi facciamo finta che quello che c'è dietro non esiste. Però, vabbè, una cosa che è fatta più o meno così, dove questo è A, l'intercetta,
dove B positiva mi dà l'inclinazione, quindi se questa è positiva mi dice guarda che quello è il tuo coefficiente angolare, guarda che questa è l'intercetta, la tua semiretta è questa in nero, giusto? Sì, è quello che ho fatto adesso, nel senso che si traduce, e questo le ripeto, molto probabilmente lei l'ha già visto, no? Se non l'ha visto me lo dica. L'ha già visto, no? Quello in rosso è questo. Ok? Perché? Perché ho detto che A è positivo e quindi questa è l'intercetta A, quella è l'intercetta, scusate, è il coefficiente angolare B. Per essere proprio più diretti, no? E per capire che la notazione è una convenzione, come tutto il linguaggio che noi utilizziamo, io le sto dicendo Y uguale 3 più 2X. Questo è, dove, quindi questo diventa 3, questo diventa 2. E io metto A e B perché può essere qualsiasi numero, ok? Dobbiamo semplicemente essere d'accordo sul fatto che questa è l'intercetta, questa è la pendenza, ok? Poi se la chiamo A o B, se le ci metto 2 e 3, se ci metto sedia e computer, intercetta sedia, pendenza computer, è soltanto una questione di notazione. E questo vi riporta a quello che vi ho detto all'inizio, che io vi ho detto come notazione utilizzo questo, ma qualsiasi testo usate è uguale, perché è semplicemente una questione di notazione. Allora, se io so questo, lì sto dicendo guarda che la tua curva di domanda, no? Intanto è una relazione lineare come questa, poi ha una pendenza che è negativa perché l'hai fatta inclinata negativamente, ok? Quindi da un punto di vista tecnico sto utilizzando una cosa che è semplice, che già conosco. Poi se invece di chiamarla Y e X chiamo P e Q perché ho bisogno di prezzo e quantità, io posso scrivere guarda che la tua prima domanda è P uguale a 100 meno 2Q, ok? E come la interpreto questa cosa però? Perché una volta che ho usato la parte tecnica, cioè che ho utilizzato quello che mi serve per rappresentare la realtà, ma questa qua da un punto di vista economico che mi sta dicendo? Il consumatore come si comporta? E qui serve ragionare. Ragioniamo insieme con la seguente domanda. Mi sapete dire questi che sono cappuccini? Abbiamo detto? Ok. Mi sapete dire quanti cappuccini vengono domandati, se quella è la mia funzione di domanda, se il prezzo è uguale ad un euro? Lei con la felpa nera, con la scritta bianca, lei, me lo sa dire? Di più di che? Ok, ma la mia domanda non era questa, eh? La mia domanda era quanti cappuccini, quindi lei sul test avrebbe risposto ad un concetto che io non ho chiesto, anche se ha risposto correttamente,
però non mi ha risposto, quindi punti 0. Quanti cappuccini vengono domandati se il prezzo è 1? Come fa a rispondere a questa domanda? Lei dice, molto semplice, eh? Prendo prezzo uguale a 1, lo metto qui e trovo Q, giusto? Ci siamo? Tutto a posto? Ok. Quindi posso andare oltre e dire, ma che cosa succede se il prezzo del cappuccino diventa 2? Succede quello che diceva il vostro collega rispondendo oltre rispetto alla mia domanda. Per scoprirlo devo fare la stessa cosa. Metto il prezzo 2 qui e vedo quanti cappuccini vengono domandati. Scopro che, come diceva il vostro collega, giustamente, se il prezzo sale, la quantità domandata diminuisce, che è proprio quello che vedo qui. Sale il prezzo, viene domandata una quantità minore. Ci convince questa cosa? Sì? Ci convince, a lei la convince. Ottimo. E perché la convince? Perché è dimostrato anche la realtà. Perché lo vedo empiricamente, lei dice, più o meno lo vedo empiricamente. Sì, ha ragione, non è sempre così, ci sono alcuni beni che si comportano in maniera differente, vedremo quali. In linea generale è una cosa che possiamo accettare e possiamo capire introducendo un primo concetto che è molto importante, che è il concetto di prezzo di riserva. Che cos'è il prezzo di riserva? Il prezzo di riserva è quel prezzo che pone il consumatore o colui che costruisce la domanda esattamente in una posizione di indifferenza rispetto al acquistare e quindi a domandare o a non domandare quel bene. E prezzo che pone colui? Il consumatore in una condizione di indifferenza rispetto all'acquistare o a non acquistare quel bene. Ok? Quindi concettualmente che vuol dire? Parto da la quantità è 0, prezzo 100, so che l'intercetta è 100, ok? Se io faccio scendere un pochino il prezzo e vado a 99 o a 98, vedo che qualcuno inizia a dire a quel prezzo io sono disposto ad acquistare un cappuccino, ok? Si inizia a scendere sulla curva di domanda. Non appena io tocco quel prezzo in cui c'è qualcuno che dice sì, io sono disposto ad acquistare un'unità di quel bene, quello è il prezzo di riserva di quel consumatore per quella unità di bene. È il prezzo, ma allo stesso modo io lo posso identificare come il prezzo massimo che un consumatore è disposto a pagare per quella unità di bene. Ok? Quindi il ragionamento da fare è, guarda un pochino che se il prezzo cala un pochino qui, c'è qualcuno che ti entra nel mercato e ti dice sì, io lo compro. E questo prezzo qui è proprio il prezzo di riserva di questa unità di bene. Scendo ancora un po' di prezzo, c'è qualcun altro o lo stesso consumatore che è disposto ad acquistarne una in più
quello è il prezzo di riserva della seconda unità di bene, e così via. Più abbasso il prezzo, più ho disponibilità ad acquistare quel bene da parte del consumatore o dei consumatori, e quelli sono i relativi prezzi di riserva delle unità aggiuntive di bene. Mi dica. No, questo è semplicemente lei di fronte a qualcuno che le pone una domanda e le chiede: senti, quanto sei disposto a pagare il primo cappuccino? E quello è il suo prezzo di riserva del primo cappuccino. E per il secondo quanto vuoi pagare? E per il terzo, e per il quarto, e per il quinto, e così via. Ok? Ci siamo? Allora, noi scopriremo che in realtà non stiamo facendo nient'altro nella costruzione della curva di domanda che identificare in qualche modo tutti i prezzi di riserva per le diverse unità di bene domandate. Perché a quel prezzo di riserva c'hai esattamente un consumatore che viene e ti dice: sì, me lo compro, sono disposto a comprarmelo. Ok? Allo stesso modo possiamo immaginare la curva di offerta, però prima di arrivare a ragionare su un concetto analogo vorrei riportarvi l'esempio che voi troverete nel primo capitolo del Varian rispetto all'equilibrio di mercato sul mercato degli affitti. Il primo grafico che voi trovate sul Varian, per spiegarvi quello, concettualmente fa la stessa cosa il primo capitolo, vi dà una visione d'insieme, come ho cercato di fare io, rispetto a dove andremo. Però lo fa col mercato degli affitti e vi pone una equilibrio di mercato dove da una parte avete la domanda, non mi ricordo se è per appartamenti o stanze in affitto, diciamo appartamenti in affitto, dall'altra parte avete l'offerta di appartamenti in affitto e ve la fa così. Se non ricordo male la notazione del Varian utilizza la S per offerta, quindi voi trovate questo grafico sul Varian, vi dico anche a che pagina così sappiamo di che cosa stiamo parlando. Parlo del grafico a pagina 7, figura 1.4. Ok? E anche il Varian vi dice: guarda, che il tuo equilibrio è questo. Prima, nelle 7 pagine precedenti, troverete la costruzione della domanda attraverso i prezzi di riserva. Vi spiegherà che se il prezzo di affitto è 500 euro c'è una persona che domanda la casa in affitto, se scende a 400 oltre a quella persona ne entra un'altra e così via. Ok? Quello su cui vorrei ragionare con voi è, intanto, come vedete già a pagina 7 del nostro libro di riferimento troviamo qualcosa che è un po' diverso dal nostro. Già un pochino questa cosa ci potrebbe dar fastidio, se non che ci dovremmo chiedere, vi dovreste chiedere: ma che vuol dire questa cosa verticale? Perché il signor Varian mi dice che l'offerta è verticale e il signor Dardona a lezione mi ha fatto invece l'offerta inclinata positivamente? In particolare, no? Questa che sta dicendo, da un punto di vista economico, cosa sta descrivendo rispetto a quella che ho fatto io? È costante in termini della quantità. Allora, l'ipotesi che io vi ho fatto, che è quella standard di costruzione della curva di offerta, è: guarda, più cresce il prezzo e più è ragionevole pensare che un produttore sia disposto a vendere. Ok? Questo cosa
ha dietro come ipotesi, che è molto nascosta, la possibilità di dar seguito a quell'offerta. Per vendere, il produttore deve poter offrire il bene. Quindi, se il prezzo del cappuccino sale, io devo essere in grado da produttore di produrre quel cappuccino. Qui che cosa mi sta dicendo? Guarda che qualsiasi sia il prezzo, l'offerta quella è. E non è così fuori luogo quello che sta dicendo Varian. Perché? Perché sta parlando di un bene che è difficilmente producibile. Non è che se aumenta il prezzo io posso affittare molto semplicemente più case. Perché? Perché lo stock di case quello è. Quindi lui sta dicendo, sta facendo un'ipotesi forte, che poi se andiamo a vedere il mercato degli affitti non è proprio così. Però lui sta dicendo, guarda che le case in affitto nel tuo mercato sono 1000. Quelle sono, qualsiasi sia il prezzo, e quelle affitti. Anche se il prezzo sale moltissimo, non c'hai la possibilità di offrire più case, perché quelle sono. Ok? Ci siamo? E vedrete che anche lui vi racconta del prezzo di riserva sostanzialmente come ve l'ho raccontato io. L'ultimo concetto, facciamo così noi ragazzi, le lezioni le iniziamo sempre puntuali alle 9:30, non alle 9, alle 9:30. Cerchiamo di arrivare più o meno a chiusura. La lezione dopo a che ora ce l'avete? Alle 11 precise? Ok. Allora cerco di finire normalmente un pochino prima per darvi un po' di stacco con la lezione dopo. E solo però per oggi vorrei introdurre quest'altro concetto e poi abbiamo chiuso, che è quello che c'è nelle pagine successive 8 e 9 del Varian, ed è sintetizzabile con l'utilizzo della statica comparata. Che cosa vuol dire? Noi guardiamo a questo, guardiamo a quello sopra che ho fatto prima io, abbiamo fatto una fotografia, abbiamo detto guarda, il produttore si comporta in questo modo, il consumatore si comporta in questo modo, si incontrano sul mercato, quello è l'equilibrio, punto, basta. Ok? Quella è la nostra fotografia dell'equilibrio di mercato. Se accade qualcosa, facciamo un'altra fotografia. Se aumenta l'offerta di appartamenti, se da 1000 passano a 1200, facciamo un'altra fotografia. Dopodiché, in rosso, troviamo un nuovo equilibrio che paragoniamo con l'equilibrio precedente per risponderci alla domanda: cosa accade nel mercato degli affitti se aumenta la disponibilità di case in affitto? Facciamo statica comparata rispetto a queste due fotografie, equilibrio con 1000, equilibrio con 1200, tenendo fermo tutto il resto. Quindi la statica comparata ci permette di rispondere alla domanda che ci interessa facendo diverse fotografie dove facciamo variare soltanto la variabile di nostro interesse. In questo caso è, vogliamo rispondere alla domanda cosa accade se aumentano le case in affitto, facciamo variare le case in affitto, teniamo fermo tutto il resto e vediamo che accade. Questa è la statica comparata, questo faremo sempre nella nostra analisi sia in micro che in macro. Ci siamo? Domande per me? Ok, allora ci fermiamo, ci vediamo domani in aula 0A.
possibilmente con il capitolo che riguarda il vincolo di bilancio letto. Ok? A domani, ragazzi.